Parcheggi a pagamento sulla Riviera, aumento delle tariffe, decisioni dell'amministrazione comunale di Pescara che fanno discutere, anche il centro-sinistra a Palazzo di Città. Sì, perché la Giunta ha annunciato che per il prossimo anno ha in mente di far pagare il parcheggio su tutto il lungomare, però ha fatto questo annuncio probabilmente per camuffare, per nascondere in realtà un incremento del costo da quest'anno dei parcheggi su tutto il lungomare, comunque in tutti i parcheggi per la successiva, con percentuali di aumento tra il 20 e il 50%, che sono degli incrementi notevoli, e la Giunta non ha spiegato il motivo di questi incrementi, perché nell'anno del Covid pensare che le persone possano spendere di più proprio quest'anno in percentuali così alte, vuol dire forse non avere ben chiaro qual è la situazione della città. Fra l'altro, gli aumenti, noi diciamo, potrebbero anche essere giustificati se ci fosse un progetto alternativo di consigliare, invogliare le persone ad andare al mare con altri mezzi, che è un dovere di tutte quante le amministrazioni. Non è così, perché la Giunta ha annunciato che toglierà le rastrelliere da lungomare e non si sa bene dove verranno messe. Addirittura scopriamo che addirittura i monopattini, il costo dei monopattini è già da giugno è cresciuto a 40 euro come abbonamento mensile. Se con le biciclette non ci possono andare, con i monopattini non ci possono andare perché costano tanto, con le macchine costano tanto, quindi ci chiediamo quale idea ha la Giunta per consigliare i pescaresi come andare al mare.